Krishna. Hare Krishna. Come state? Bene. Dopo un'ora di kirtan? Bene. Passano i problemi, le sofferenze. Ascoltavo proprio l'altro giorno Guru Charan Prabhu di Prabhupada Desh, che diceva, che riportava poi un'affermazione di Srila Prabhupada, che diceva che basta che cantiamo bene il mantra, quindi pronunciamo bene Hare, Krishna e Rama, che leggiamo le scritture, come la Bhagavad Gita, e non dobbiamo temere nulla. Quindi siamo molto fortunati perché noi cantiamo il mantra, leggiamo le scritture e quindi siamo a posto. Però non per questo non dobbiamo essere, come si dice in sanscrito, paradukaduki, compassionevoli nei confronti delle anime invece che stanno soffrendo, sia le anime condizionate e sia anche i devoti che stanno soffrendo in questa guerra e per tutto quello che succede, ma adesso ne parleremo. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumilitam Yenata Smai Shri Gurave Namah Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Vizatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Arrivo, sei potentissimo. Questo oggi proveremo a parlare di un tema che vi invito poi, sia se volete diventare dei discepoli e sia se non lo volete diventare, vi invito a seguire un corso della ISCO, lo viene fatto un campo dappertutto, proprio a Desh, Villa Vrindavana, educazione medica, proprio sull'importanza di comprendere il discepolo e la relazione col guru, col maestro. Io non sono così all'altezza, però proverò a dire qualcosa che ci possa aiutare. Non soltanto adesso, che viene anche in questi due anni, no? Un po' prima abbiamo avuto la pandemia, il Covid, c'è ancora, e poi è venuta sta guerra, e poi ne verrà un'altra, e poi verrà qualcos'altro. Allora, pensavo proprio mentre preparavo, quando ho preparato questa conferenza, non c'era ancora scoppiata questa situazione, e pensavo il perché poi capitano queste situazioni, no? E come noi anime condizionate ci comportiamo e perché non riusciamo a far andare bene le cose. Pensavo un po' a come nei miei 43 anni come sono cambiate le situazioni, e a livello materiale sto parlando, dopo affronteremo anche il tema spirituale, a livello materiale. E pensavo proprio stamattina mentre riprendevo un po' la conferenza, e pensavo a come ci comportiamo noi quando vogliamo apprendere qualcosa. Oggi, nel 2022, vi faccio un esempio, vediamo come mi rispondete. Se volete comprare qualcosa, ognuno di voi può dire quello che vuol comprare, un oggetto materiale, cosa fate? Facciamo finta, voglio comprare un maglioncino. Dite, tanto non siete... Vado su YouTube e cerco qual è il mio maglioncino. Ok, bene. Una malattia. Altrimenti, altri... Vado in giro per negozi. Se voglio comprare invece un forno a microonde, oltre che fa male, beh, ma facciamo finta che faccia bene. Cosa facciamo? Il 2022. Bene, ottimo. Quindi vedete che alla fine usciamo vinta di buono. E vedete che alla fine, alla ricerca del maestro, anche a livello materiale, non lo cerchiamo più il maestro. Io mi ricordo che quando ero ragazzino, se volevi comprare una televisione, si andava in un negozio di televisioni e c'era l'addetto che ti illustrava le varie televisioni e ti spiegava le qualità. Prendi questa, fai quest'altra, qui. Fino a qualche tempo fa si faceva così.
Se volevi fare un viaggio, andavi da un'agenzia di viaggio, da un bravo tour operator, e ti organizzava un bel viaggio. E te lo organizzava in base a che cosa? Perché ti organizzavi? Io sono andato in viaggio in nozze 3 anni fa ormai, e sono andato da una brevissima tour operator, e mi ha organizzato un bellissimo viaggio al Sudafrica e Mauritius, posti meravigliosi. Ma qual è stata la sua bravura? Perché mi ha indicato quei posti? Perché mi ha portato ad andare in Sudafrica e alle Mauritius? E non... Perché conosceva quei posti, c'era stata, e mi ha trasmesso, attraverso la sua maestria, questo posto. Poi ovviamente mi doveva piacere, però me l'ha fatta vivere già. Mi ha portato dentro al viaggio. Io prima di partire ero già in Sudafrica e già alle Mauritius. Già con mia moglie organizzavamo tutto quanto. Anzi, lei ci ha organizzato tutta la tappa. Quando sono arrivato lì, in realtà potevo anche... Il mio inglese non è benissimo, però potevo anche non sapere proprio niente di inglese. Ero perfettamente organizzato. Non, anche un bambino poteva andarci. Ecco, quello che un po'... Secondo me, in questo momento qui, al di fuori dell'aspetto spirituale, che ne parleremo, si è perso un po' la forza del maestro, anche a livello materiale. Mi ricordo che quando, tanti anni fa, c'era ancora mio nonno e i miei nonni, mi raccontavano un po' che comunque loro in passato, quando imparavano un mestiere, molto spesso andavano gratuitamente a lavorare. In certi casi davano anche qualcosa. Adesso non sto inneggiando il lavoro così, però per dire che c'era proprio la volontà di imparare qualcosa da un maestro che ti insegnava. Mi ricordo che potevi diventare elettricista, idraulico, o il manovale, un muratore, e ti affiancavi. Anche io stesso mi ricordo che quando ho incominciato un po' a lavoricchiare mentre andavo a scuola, andavo a fare quei famosi stage, e dove mi affiancavo una persona che mi aiutava ad apprendere qualcosa. Ora un po' si è perso questo. Allora, la domanda che vi voglio fare, intanto a voi, e poi dopo vediamo di andare avanti con la conferenza, se lo cercate il maestro spirituale, chi di voi sta cercando un maestro spirituale, ma prima ancora, chi di voi sta cercando un maestro? Ok, Luca? Monica, Barbara, bene, bene. Quindi ritenete che è importante, no? Avere un maestro spirituale? E perché è importante avere un maestro spirituale se in realtà le problematiche maggiori che abbiamo sono materiali? Per questo. Però seguire un maestro, che sia un maestro spirituale o anche un altro maestro, bisogna affidarsi a questo maestro. Oggi lo vedremo attraverso la Bhagavad Gita. Voglio raccontarvi una storia, forse la conoscete già, è la storia di un piccolo e abile arciere, il cui nome è Calabria. Lo conoscete questa storia? Una storia molto interessante. E Calabria era un abile arciere, ma non era figlio di una... non era un kshatriya, non era figlio di guerrieri. Lui era di un'altra dinastia, di un altro ceto, di un'altra classe. Però aveva già grandi doti, sapeva già con l'arco e le frecce già mirare bene, era proprio bravo. E quindi andò da Dronacharya. Conoscete Dronacharya chi è? Chi non lo sa può dirlo, non così. Ok, Dronacharya è il maestro, è colui che ha insegnato l'arte della battaglia, della guerra a Arjuna. Arjuna lo conosci? E a tutti quelli che combatteranno nel campo di Kurukshetra, i principali, sono stati comunque addestrati dalla Dronacharya. Quindi Dronacharya era un grande maestro, proprio bravissimo, proprio si impegnava tanto ed era molto molto bravo. E quindi Calabria voleva andare dal maestro per imparare, e sapeva che per imparare a diventare un grande arciere l'unico modo era quello di seguire le istruzioni di un maestro. E quindi andò da Dronacharya e disse, portò gli omaggi, si inchinò e disse, guarda, Hare Krishna, disse, ti prego, accettami come tuo discepolo,
fai in modo in maniera che io riesca a diventare un abile arciere. E Don Acciaio guardò e disse: ti ringrazio, ma io posso insegnare soltanto alla classe dei Kshatriya, dei guerrieri. E tu non lo sei, e io non posso insegnarti. E così Calavia andò via. E cosa fece Calavia? Cosa avreste fatto voi? Io avrei provato senza maestro. Come dice? Amen. Avrei provato senza maestro. Senza maestro? Invece Calavia cosa fece? Si ritrovò in una foresta, fece una piccola murti con la forma di Dronacharya, l'adorò tutti i giorni, quindi tutti i giorni adorava il suo maestro e tutti i giorni si impegnava a diventare un abile arciere. Tutti i giorni, caparbietà, costanza, determinazione, e tutti i giorni meditava e pregava sul maestro. Un giorno successe che i Pandava, che sono i 5 fratelli, di cui c'è anche Arjuna, e sentirono abbaiare un cane, e ad un tratto questo cane non abbaiò più, e arrivò questo cane con il filo su tutti i denti, tutta la bocca, gli era stata cucita la bocca, e disse: ma chi è stato a fare una cosa del genere? Ho detto: ma come ha potuto? Poi perfetto, non si era fatto neanche male, proprio era stata cucita in maniera meravigliosa. Ma chi è stato? E quindi andarono a cercare e trovarono Calavia. E Calavia disse: sono stato io. Ma come sei stato tu? Sì, sono io. E Arjuna disse: no, non è possibile. Sì, sono stato io. E quindi diede anche dimostrazione della sua abilità. E fa: ma tu chi sei? Fa: io sono Calavia, sono un discepolo di Dronacharya. E Arjuna disse: come sei un discepolo del mio maestro? Non è vero, non è possibile che tu sei io. E quindi andarono a Dronacharya. E Dronacharya disse: sì, lui è Calavia, ma io ti avevo detto che tu non potevi diventare un discepolo. Perché hai fatto questo? E lui disse: perché comunque io volevo per forza diventare il tuo discepolo, e quindi ho fatto il tutto. Allora a questo punto qui, Dronacharya, da maestro, sapete cosa fece? Gli tagliò il pollice della mano con cui lui doveva combattere. Molto cruda. Ma in realtà è per far capire che in realtà lui non aveva sentito, non aveva ascoltato, voleva questo maestro, ma per lui stesso non aveva seguito gli insegnamenti. Doveva accettare quello che aveva detto il maestro e non seguirlo. Questo per dire che molto spesso è vero, vogliamo il maestro, ma però ci piace anche essere maestri di noi stessi. Soprattutto oggi come oggi, vedete, ogni giorno diventiamo tutti chi virologi, seguiamo le guerre, ognuno diventa suo, e appena abbiamo qualcuno che ci dice qualcosa, io per primo, io sono il primo, che si innamora per testimone, e andiamo subito un po' in reazione. E quindi quello che vorrei portare oggi è, attraverso queste storie, riuscire a comprendere quanto sia importante seguire un maestro, ma cercare di capire che cosa ci porta questo maestro. E quindi abbiamo parlato di Arjuna. Conoscete la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita è meravigliosa. Leggete l'introduzione della Bhagavad Gita, l'ho appena finita nel programma che faccio la mattina. 24 pagine, un libro, 24 pagine, un piccolo libro, dove Srila Prabhupada dona, cioè finita l'introduzione potreste non leggere la Bhagavad Gita. Siete già a posto. Srila Prabhupada ha messo un condensato di informazioni micidiali. E la Bhagavad Gita è... Dov'è ambientata la Bhagavad Gita? Dov'è il luogo in cui Krishna, Dio, il Signore Supremo, ma che in quel momento lì non è Signore Supremo, ma cioè lo è sempre, ma alla figura del maestro spirituale e Arjuna, dove sono esattamente? Dove stanno parlando? Campo di battaglia. Molto importante questo aspetto. Potevano, Krishna e Arjuna sono amici, grandi amici, si sono incontrati, come tutti gli amici, migliaia di volte, hanno avuto anche un'intimità per parlare in maniera più approfondita, eppure non hanno mai parlato in altri momenti, se non durante, prima della battaglia di Kurukshetra. Questo è molto significativo, no? Soprattutto adesso che stiamo vivendo una situazione del genere.
ci fa comprendere proprio l'importanza di cui Krishna è sempre presente. Lui era presente nel campo di battaglia. Tra poco, dopo quanto dura il colloquio proprio tra Arjuna? Oh, 40 minuti? Sì, tre quarti d'ora. Dopo tre quarti d'ora sarebbe scoppiato il Kurukshetra. Milioni di morti in quella battaglia. E quindi cosa successe? Che Arjuna era in grande difficoltà. Arjuna era molto in difficoltà. Lui era un grande e abile guerriero, ma soprattutto, oltre ad essere un abile guerriero, era una bella persona. Amorevole, compassionevole, amava il prossimo, amava gli altri, ascoltava i suoi maestri, stava proprio, lui seguiva Dronacharya, seguiva altri. Però quando si trovò davanti al campo di battaglia di Kurukshetra, quando Krishna lo portò, fa vieni con me, ti faccio vedere chi c'è qui, lo portò in mezzo ai nemici e amici che si sarebbero combattuti, Arjuna va in crisi. Arjuna va in crisi perché dalla parte opposta, coloro che doveva comunque uccidere, c'erano Dronacharya, il suo maestro, Bhishma, suo nonno, che era un altro suo maestro. C'era un figlio, c'erano nipoti, c'erano zii. E anche lì la battaglia di Kurukshetra è un grande esempio di mancanza di ascolto del maestro. Chi è che portò... Chi è che fece di tutto alla fine perché voleva la battaglia? Chi è che voleva questa battaglia? Chi? Dhritarashtra. Duryodhana era il figlio di Dhritarashtra. E Duryodhana, questo cugino di Arjuna, quindi vedete c'è un cugino dall'altra parte, in realtà aveva 100 cugini perché Duryodhana ha 99 fratelli. E quindi Duryodhana non ascoltò nessun maestro. E l'unico che poteva forse dirgli qualcosa, l'avrebbe potuto forse fermare, era suo padre, Dhritarashtra. Eppure non gli disse niente. E quindi anche lì, come vedete, mancò la figura di un maestro. Mancò la figura di un maestro e la guerra dovette scoppiare. Ma Arjuna era comunque una persona molto compassionevole. Quindi quando si trovò di fronte a Dronacharya e a Bhishma, questi suoi grandi amici, parenti, maestri, Arjuna andò in crisi. Non vuole più combattere, basta, non serve a niente combattere, mollo tutto. E da questo è molto significativo di Arjuna, poi lo vedremo. Ma prima di questo, Arjuna era il preferito di Dronacharya, Hare Krishna. Sapete perché era il preferito di questo maestro? Perché Arjuna era detto da Dronacharya, mentre lo diceva agli altri, perché lui diceva, lui è il mio preferito perché lui era devoto a Krishna, quindi era devoto a Dio, ed era determinato. Diceva, mentre voi dormite, lui si impegna in quello che io gli dico di fare, e lo fa. Quindi era molto, seguiva molto le direttive del suo maestro. Infatti Arjuna era potentissimo, era quasi impossibile da sconfiggere. E poi seguiva anche suo nonno, Bhishma. Eppure queste due grandi figure, se ci pensate, grandi figure, Dronacharya e Bhishma sono grandi figure, grandi anime elevatissime, eppure erano nella parte dei nemici. Non presero posizione in tante storie. E un'altra storia che voglio raccontare carina, sono molte storie che potete approfondire, molto carine, però per far capire quando non si ascoltano gli insegnamenti del maestro. Quindi abbiamo visto prima Ekalavya che non ha seguito l'insegnamento di Dronacharya, abbiamo visto come invece Arjuna segue le istruzioni di Dronacharya, ma però va in battaglia e va in crisi e non vuole più combattere. E c'è un'altra storia, forse la conoscete, quella di Karna e Parashurama. Karna era un altro, sono tanti fratelli, un altro... In realtà un fratello di Pandava, però non lo sapeva perché, vabbè, non entriamo, sono stati troppo qui. Comunque Karna non sapeva di essere un fratello. E cosa successe? Che Karna però fu cresciuto dalla parte avversa, fu cresciuto con Duryodhana e non con i Pandava. E quindi diventò cattivo nei confronti di Arjuna e i suoi fratelli. E anche lui andò da Dronacharya a dire, voglio che tu mi impari, insegnami.
proprio insegnami a combattere, fammi diventare un grande guerriero anche io. E Donatello disse: no, tu sei nato in una famiglia di carrettieri, perché lui non era direttamente figlio, perché derivava in qualche parola da una storia che non gli permetteva di essere comunque un guerriero, ufficialmente parliamo di dinastia. E quindi Donatello disse: no, tu non ti posso insegnare. Allora Carla, preso dall'orgoglio, disse: ok, bene, voglio imparare. E quindi andò da chi? Dal maestro di Dronacharya, Parashurama. Parashurama è un'incarnazione di Krishna, famosa perché lui discese per sconfiggere tutti i guerrieri, tutta la dinastia dei Kshatriya, perché erano diventati non più elevati, stavano facendo delle brutte cose. Quindi Krishna prende la forma di Parashurama e incomincia a distruggere tutti quanti. Scusami, tu? Cambiamo di giornale. Ah, è vero, grazie, è bellissimo. Infatti dovrebbe venire giù Parashurama per fare... E lui venne giù e distrusse tutti i guerrieri. Quindi lui ci aveva a morte proprio con i Kshatriya, perché si erano comportati malissimo. E quindi Karma andò da lui e disse: guarda, ma tu chi sei? Sei un guerriero? No, io non sono un guerriero. Io sono un nobile, perché lui insegnava solo a combattere i nobili. E quindi ha detto: no, io sono un nobile. Ok, e insegnò tutto. Insegnò tutto e Karma diventò fortissimo. Karma era potentissimo, quasi ai livelli di Arjuna. E finito gli insegnamenti, Parashurama andò da Karma e disse: sei stato bravissimo, hai seguito le mie istruzioni. Ora io ti do un mantra che quando tu lo pronuncerai prenderai un'armatura così speciale che nessuno ti potrà uccidere. Oh, perfetto. Allora, visto che aveva fatto tanto sforzo suo maestro, Karma disse: prego, poggia la tua testa sulla mia coscia e riposati. E lo fece riposare. Ma mentre Parashurama stava riposando, un serpente arrivò vicino a Karma e lo morsicò in maniera fortissima. E Karma, impassibile, niente, ma forte, niente. Quando si svegliò Parashurama, lo guardò e vide il sangue che usciva dalla coscia di Karma e disse: ma cos'è stato? Ma niente, come è stato? Cosa è successo? È stato un serpente. E come hai fatto a reagire così? Allora tu non sei un nobile, tu sei uno kshatriya, perché solo i kshatriya, solo i guerrieri possono reagire così. Quindi mi hai illuso, mi hai preso in giro, quindi io ti maledico. E quando andrai sul campo di battaglia, quando servirà il mantra che ti ho dato, tu non te lo ricorderai. E questo è un altro insegnamento di come non si Karna, come Calavia, non ascoltarono le istruzioni, perché andarono vicino al maestro con l'inganno, per il proprio interesse. E quindi torniamo alla Bhagavad Gita. Vi piacciono queste storie? Se sono pesanti, ditemele, io poi mi lascio prendere. Tornando alla Bhagavad Gita, cosa successe? Che Arjuna era in crisi. Chi di voi è stato in crisi? Chi di voi ha mai avuto un attacco di panico? Arjuna ebbe un attacco di panico super. Ma Arjuna non è come noi, cioè non è come me o come voi. Arjuna era potente, aveva delle braccia grossissime, meditava. Pensate che Arjuna guardava fisso l'obiettivo e lo colpiva. Proprio era. Eppure va in crisi, abbandona l'arco, sudore, trema. No, non combatto. No. Non combatto, lascio perdere, basta. Non serve a niente, non posso combattere. Sono in crisi, non voglio combattere. Meglio andare, diceva, in un eremo, andare a fare il monaco da solo a meditare. E Krishna cosa gli disse? Non è il tuo ruolo è, tu sei uno kshatriya, tu devi combattere. Allora c'è questo bellissimo verso della Bhagavad Gita che dice, siamo nel secondo capitolo, il settimo verso: ora sono confuso, non so più qual è il mio dovere. Io ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa condizione ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruiscimi, ti prego. Bello, eh? Riuscireste voi a dire queste parole? Sì. Sì? È forte dire queste parole?
sono sottomessa a te, istruiscimi, ti prego. Vuol dire che se dite queste parole a un maestro spirituale, o anche a un maestro materiale, speriamo che lo dite a un maestro spirituale, fate quello che dice lui, tutto quello che dice lui. Quindi il vostro ego deve essere messo completamente da parte. E infatti Arjuna, se leggete poi la Bhagavad Gita, non accettò subito tutto, cioè gli ha detto questo. Ma poi nel corso del tempo, ogni tanto veniva fuori dicendo ma non ho capito questo, ma forse è meglio questo, perché il nostro orgoglio viene fuori. Ovviamente Arjuna è un'anima speciale, Questi sono passatempi per far capire a noi che siamo anime condizionate. E vediamo cosa dice Srila Prabhupada. Il labirinto delle azioni materiali, dominati dalle leggi della natura, lascia l'uomo perplesso. Ogni passo nella vita solleva in lui nuovi interrogativi. È necessario dunque avvicinare un maestro spirituale autentico, capace di aiutarci a compiere la missione della nostra esistenza. Qual è la missione della nostra esistenza? Perché abbiamo preso questo corpo umano? Perché abbiamo avuto la fortuna, dopo 8 milioni e 400 mila specie diverse, di prendere un corpo? Poi può anche non piacervi. Forse voi volevate, io volevo un fisico più, una pancia piatta, addominale, tartaruga, più bello, capelli lunghi, invece sto perdendo. Però perché abbiamo preso questo corpo? Per purificarci. Per purificarci, ma perché? Dove dobbiamo andare? Per realizzarci come anime. Per realizzarci come anime. Ditemi, ditemi, dai, così interagiamo. Te Martina, qualcosa? Per andare a casa. Dobbiamo andare a casa, dobbiamo tornare a casa. Dobbiamo tornare a casa. E quindi Srila Prabhupada, leggete Srila Prabhupada, leggete sempre i commenti. Tutti gli iscritti vedici consigliano di avvicinare un maestro spirituale autentico per liberarci dalla confusione che il nostro malgrado ci turba, come un fuoco divampato all'improvviso in una foresta che nessuno ha provocato o voluto. Bello questo, Un fuoco divampato all'improvviso che nessuno ha voluto. Quante volte noi siamo dentro a questo fuoco, no? Siamo dentro a questo incendio. Provate a pensare a quello che è successo una settimana fa. Già avevamo avuto abbastanza del Covid. Eppure adesso quest'altro. Cavoli. Cioè, ma se uno, più uno è vecchietto e più ne può raccontare aiosa di questo, no? La vita in questo mondo ci opprime con ogni sorta di complicazioni in modo imprevisto e contro la nostra volontà. Gli scritti vedici consigliano dunque di cercare la soluzione ai nostri problemi con l'aiuto di un maestro spirituale che appartiene a una successione autentica di maestri e di comprendere perfettamente la scienza che ci presenta. E poi vedremo questo. Però quindi vedete, Srila Prabhupada dice l'unico modo è quello, siamo dentro a questo incendio, dobbiamo prendere rifugio in un maestro spirituale. Vedete che è molto bello, perché non dice che dobbiamo prendere rifugio in Krishna. Uno può dire, devi prendere rifugio in Dio. Invece di prendere rifugio nel maestro spirituale. E poi vedremo perché. Ci avete mai pensato a questo? Ho fatto molto specie l'altro giorno. Indra Duma Swami Maharaj, l'avete ascoltata la conferenza? Se non l'avete ascoltata, ascoltatela. Ha portato una bella storia di Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il maestro spirituale di Srila Prabhupada. E raccontava come una volta erano in un tempio, nel tempio, adesso non ricordo qua, adesso vado così a memoria, erano in questo tempio e c'erano Bhaktisiddhanta con i suoi discepoli. Ad un tratto sentono suonare la conchiglia, se siete mai stati in un tempio, suona la conchiglia quando aprono l'altare e appaiono le divinità. Il momento più bello, no? C'è questa gioia, kirtan, si salta, si è super contenti. E quindi alcuni si alzarono e andarono di là. E lui continuò a fare la sua conferenza, la sua lezione. Quando, non disse niente. Quando tornarono, disse, ma dove siete stati? Ma siamo andati là, siamo andati a vedere Dio, siamo andati a vedere Krishna. Lui gli guardò, fa, era qui Krishna. Nel senso che dovete seguire quello che dico io sono il maestro. Ma non perché lui vuole essere al posto di Krishna, ma per far capire l'importanza del maestro. Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, lui ama tutti noi, ma ama soprattutto chi ama i suoi devoti. E quindi dobbiamo seguire. Ma adesso andiamo avanti e lo seguiamo. Ecco l'insegnamento di questo verso. Bene, proseguiamo. Avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche riflessione? Ok, magari riguardo questa storia. Sì, grazie, dimmi pure. Perché l'ascolto ti importava anche del... Sì, è vero. Perché se tu non ascolti, anche se vai davanti alla divinità, non riesci a comprendere veramente quello che vedi, no?
Grazie. Quindi ascoltare il verso spirituale. Vero, come dice anche Gina Loca, così anche chi non ti ha sentito, è importantissimo l'ascolto. Dobbiamo ascoltare. Effettivamente è proprio vero, vero, vero. Bene, significato di guru e i diversi tipi di guru. Allora, qual è il significato di guru? Dai, aiutatemi anche voi. Guru, maestro, cosa significa? Duro. Pesante. Duro, pesante. Perché duro? Tale, tale delusione. Pesante, Gina Loca? Porta dal buio alla luce. Buio alla luce, buio alla luce. Bella, no, questa? Infatti prima dell'inizio di questa conferenza cosa abbiamo recitato? Om Magyarati Mirandasya Gyananjanasya Lakayashakshur Nitam Yana Tasmashri Guru Venama, che significa proprio questo: porto gli omaggi al maestro che mi porta dal buio alla luce. Effettivamente, se ci pensate, il guru adesso è un po'... Tutti parliamo, c'è il guru dell'informatica, c'è il guru qui, il guru lì, ma il guru effettivamente anche nel materiale ti porta dal buio, il guru dell'informatica ti porta dal buio, del, che non sei andato in loop, e ti porta alla luce di quel settore. E quindi in Occidente noi cerchiamo sempre di camuffare un po' le cose, però il concetto è questo del guru, colui che ti porta dal gu, oscurità, a ru, allo svanire, alla luce. E ci sono diversi tipi di guru. Vi leggo questa spiegazione di Prabhupada molto veloce che trovate nell'introduzione della Bhagavad Gita. Krishna annuncia ad Arjuna, questo lo dice Srila Prabhupada, che vuole fare in lui il primanello di una successione spirituale, parampara. Quindi nell'introduzione della Bhagavad Gita Srila Prabhupada porta questo, cioè Krishna è disceso proprio per riprendere in mano la Bhagavad Gita che era andata perduta come insegnamento, e l'obiettivo proprio è fare in modo in maniera che Arjuna diventa il primo dei maestri che seguono la tradizione di una nuova successione spirituale, parampara. Quindi la parampara, sapete cos'è la parampara, no? È la comunicazione che va da orecchio a orecchio e si porta avanti, quindi dal messaggio, dove il messaggio originale, diciamo un po' un telefono senza fili, però giusto, perché se facciamo un telefono senza fili solitamente l'ultimo è divertente farlo, avete mai fatto? L'ultimo dice, di racconta delle storie incredibili, si fanno una marea di risate. Fortunatamente la parampara della catena disciplinica non è così, perché viene trasmessa da maestri, perché quella originale si è interrotta. Egli desidera dar vita ad una nuova linea di maestri incaricati di trasmettere senza alterazione la conoscenza tramandata in passato dal Deva del Sole ai suoi successori. E quindi noi siamo qui e stiamo continuando ad ascoltare, a leggere, come ha detto anche Gina Loca, la Bhagavad Gita, a portare attraverso questa successione di maestri. E quindi nel progresso, nel sentiero della Bhakti, nel sentiero della devozione, incontriamo diversi maestri. Qual è il primo che incontriamo? Primo che incontriamo si chiama Vartma Pradarsaka Guru. Ho fatto sempre fatica a imparare a memoria questo nome. Io non ce la faccio. Quindi Vartma Pradarsaka Guru. Chi è questo? Vediamo se lo sapete chi è. Questo è il primo guru. Chi è questo qui? Quello che ci introduce alla scienza spirituale. Dai. Quindi provate a pensare, chiudete gli occhi un attimo e pensate la persona che per la prima volta vi ha portato, vi ha parlato di Krishna, vi ha parlato dei devoti, vi ha parlato del Kirtan, vi ha parlato della tradizione Vaishnava. Siete aprile, ve lo ricordate? Chi vuol dire la prima volta? Come è successo? Chi è che è stato? Io ad esempio la prima volta mia è stata attraverso una mia consorella che si chiama Kishori Priya. Insegnavamo insieme yoga e lei fino all'anno prima insegnava come yoga in maniera normale. Quell'anno lì aveva conosciuto i devoti, Krishna Loka, Tridas e altri, e tutto l'anno abbiamo insegnato insieme, mi ha fatto portare i 10 avatar di Krishna, di Vishnu. Quindi abbiamo fatto tutto l'anno portando come lezioni gli allievi le 10 incarnazioni.
E ogni giorno, ogni volta che ci vedevamo, mi parlava di Krishna, mi parlava della Bhagavad Gita, mi parlava del maestro spirituale, che alla fine dell'anno io dicevo, ma secondo me sei un po' fulminata. E invece poi mi sono innamorato anch'io dei devoti di Krishna. Questo è il primo guru. E il primo guru a volte arriva anche, non è sempre piacevole, a volte può essere anche qualcosa di non piacevole. E mi ricordo che mentre lei mi raccontava questo, io andavo il sabato pomeriggio a fare shopping con mia moglie in via Guerrazzi. Abbiamo un'amica lì che aveva un negozio allora, e quindi mia moglie andava più che per far chiacchiere più che per far shopping. E mentre lei era dentro, io fumavo ancora, mentre lei era dentro, io fuori fumavo una sigaretta e poi sentivo tin tin tin. Tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, Hare Krishna, Krishna Krishna. E quindi passavano davanti i devoti, tra i Daspi, una loca, e diceva, ah, questo è Hare Krishna, e di chi sono? E fino a prima che lei mi parlasse di questo, io, saranno passati tante volte lì, ma io non l'ho mai calcolato. Invece quando lei è cominciata a passare, e Deborah stessa, mia moglie, dice sempre, ah, i devoti, sì, quelli che ti danno i biscottini. domani, in Piazza Maggiore, ore 15, non possiamo fare l'arena in movimento, facciamo un'arena in movimento, sì, però non possiamo farlo proprio attraverso le vie del centro, almeno per questa volta, quindi siete tutti invitati a cantare proprio, cercando di diffondere il mantra a tutte le anime, anche a quelle che sono molto tenebrate. E quindi il primo guru è questo, il secondo guru è il Diksha Guru. Chi è il Diksha Guru? Dite, non mi offendo, tanto anch'io sono come voi, neanche ne so tanto, ho letto. Chi è il Diksha Guru? Quello che dà l'iniziazione. Quello che dà l'iniziazione. Chi di voi ha un maestro spirituale che ha preso l'iniziazione? Chi è che sta seguendo un maestro? Quindi il maestro spirituale, l'iniziatore è proprio, se prima, quello di prima era il conoscitore, il Vartma Pradarshaka Guru è il conoscitore, quello che ti fa conoscere, questo invece ti inizia. Ed è molto importante questo maestro, è quello che ci porteremo come legame per sempre, è quello che, a cui ci affidiamo completamente. Arjuna ha detto io mi sottometto a te, Krishna è il suo Diksha Guru. Il suo maestro spirituale, perché lui si abbandona completamente a lui. Ed è importante nel progresso spirituale trovare un maestro spirituale, è molto importante, molto importante. E adesso poi andiamo avanti e cerchiamo di comprendere anche questo. Terzo guru, chi è? Che nella nostra lezione è forse più importante del Diksha Guru. Shiksha Guru, Shiksha, l'insegnamento. In realtà molto spesso il Diksha Guru è anche Shiksha, anche istruttore, però detto, abbiamo un Diksha, ci sposiamo con una persona, però possiamo avere tante istruzioni, tante persone possono darci le istruzioni, e queste sono importantissime. Sono andato un po' veloce perché sennò su ogni argomento potremmo veramente stare ore e ore, ma poi ci sono altri due guru, uno si chiama, come si chiama? Prabhu. Cosa significa Prabhu? Padre. Maestro. Insegnante. Insegnami, no? Solitamente, erroneamente, come abbiamo visto attraverso i discepoli di Prabhupada, inizialmente anche Krishnamurti l'ha sempre detto, inizialmente si usava sia per uomini che donne. Ultimamente si usa più per l'uomo, ma erroneamente sto dicendo, perché l'insegnamento è l'insegnamento, non è che l'insegnamento lo dà l'uomo e non la donna. Corpo parliamo. Però secondo me c'è un altro maestro che è ancora più importante del Prabhu, che è Mataji. Cosa significa Mataji? Madre. E chi è la prima maestra, la prima insegnante della nostra vita? Chi è colei che ci insegna appena usciamo ed entriamo in questo mondo materiale? La madre. Quindi in realtà Mataji, che molto spesso c'è questa cosa, no? Perché Prabhu, gli uomini, non le donne, no? Ma le donne vengono chiamate Mataji,
sei madre e come madre mi dai l'insegnamento. Questo è il significato. Quindi vedete com'è importante, dobbiamo andare a fondo proprio nel significato di queste parole. E quindi possiamo andare avanti e dire come cercare il guru. E ce l'aveva detto il nostro Samuele la volta scorsa, grazie per la tua conferenza su Pinocchio. E Pinocchio ci ha dato un bel insegnamento, il grillo parlante, la fatina. E nel 4.34-35 della Bhagavad Gita, quindi quarto capitolo, 34-35 verso, 34, scusatemi, cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Bello, no? Bello perché dice ponigli delle domande, vai con sottomissione. Che capisco che nella traduzione sottomissione sembra quasi che dobbiamo, cioè non ci piace sottomissione, no? Come servitore. Servitore e sottomissione sono cose che nel linguaggio italiano non fanno così. Ma sottomissione inteso umilmente. Cioè, avvicinati, ma come noi dovremmo avvicinarci? Abbiamo anche delle professoresse qui. Come noi ci dobbiamo avvicinare ai nostri professori? Siete andati a scuola? Come vi avvicinavate vicino al vostro professore? No? Io sono cresciuto in un quartiere dove si avvicinavano anche in maniera un po' più pesantina. Però... però diciamo che solitamente ti avvicina un maestro, un professore, in maniera educata, gentile, scusi, posso, lo del lei, casomai. E questo, e gli faccio delle domande. Perché faccio delle domande a un professore? Perché faccio delle domande? Perché fate delle domande anche a un professore? Perché nella, il professore di chimica gli fate delle domande? Per imparare. Bene, ma anche perché? Cioè perché? Gli fai delle domande per imparare, ma mentre gli fai queste domande impari. Cosa succede anche? Che lo tasti. Vedi se questo professore come si muove. Ti devo dar fiducia, mi devo sottomettere a te, mi devo prendere le tue istruzioni. Ok, fammi vedere. Adesso i giovani di oggi sono un po' troppo. Ti mettono un po' troppo alla prova. Ma il concetto era che ti sfido un attimo per vedere anche tu, in maniera educata, vedere come mi rispondi, come ti muovi. Perché io poi dopo devo apprendere da te. E se tu dici delle cretinate, aspetta un attimo. Ok, è uguale col maestro spirituale. Dobbiamo umilmente avvicinarci e capire. Capire anche se quello è il maestro che va bene per noi. Non tutti i maestri vanno bene per noi. E questo viene fuori la differenza tra Diksha e Shiksha. Io ad esempio, il mio maestro spirituale era Dharazwami. È molto lontano da qui. Ringraziando Krishna Rao, che poi Dassi io l'ho potuto vedere più volte qui, anche per un'associazione un po' intima. Però io non sono bravissimo nell'inglese, quindi non mi ascolto tante conferenze, se non quelle che Krishna Rao traduce. Però la relazione che c'hai col guru, col Diksha Guru, è qualcosa che va al di fuori dell'istruzione verbale che ti dice. Quando Radhanathana arriva qui, io già qualche settimana prima sono già in distruzione, già mi sta lavorando su certe cose che non vanno bene su me. Mi ricordo una volta che andavo a Monaco, ti ricordi, c'era anche tu, Shang, avevo un ego abbastanza forte, ancora ce l'ho, però adesso pian piano si sta abbassando. E mi ricordo che quel weekend lì fu molto bello, molto elevante, stiamo veramente bene due giorni, eppure io ero arrabbiato perché lui non mi aveva dato troppa considerazione. Quindi sentite il tuo orgoglio, no? Avere considerazione, ma in realtà una considerazione il maestro te la dà a livello sottile, ti arriva. E quindi dice Srila Prabhupada, andiamo veloce se non ce la facciamo, la via della realizzazione spirituale è senza dubbio difficile, perciò il Signore ci esorta a cercare un maestro autentico appartenente alla successione spirituale di cui egli è la fonte. Nessuno è un vero maestro spirituale se non appartiene a una successione di maestri autorizzata da Krishna. Il Signore è il maestro spirituale originale e soltanto una persona che appartiene alla successione autentica di maestri può trasmettere il suo messaggio così com'è. Non si giunge alla realizzazione spirituale seguendo un metodo di propria invenzione, come è di moda oggi. Bello ci ha rubato, no? Dice, oggi, scusatemi, è molto facile questo. Bisogna sapersi qualificare agli occhi, per un qualche spunto, bisogna sapersi qualificare agli occhi del maestro spirituale, in modo che vedendo la sincerità del discepolo, il maestro lo benedica subito con una genuina conoscenza spirituale. Questo verso, che abbiamo appena letto, condanna l'accettazione cieca e le domande assurde.
Quindi è importantissimo fare delle domande, come dice lo Srimad Bhagavatam, non mi ricordo il verso, però la domanda aiuta le tre persone che l'hanno fatto, colui che la fa, colui che la riceve e colui che risponde anche alla domanda. Quindi la ricevono anche altri, quindi tre persone che ricevono questa benedizione, però non bisogna fare domande assurde. Quindi dobbiamo stare. Ma questo anche se andiamo a scuola, non è che fare una domanda così a cavolo, cerca un attimino di avvicinare. 4.35 E quando avrai appreso la verità da un'anima realizzata, non cadrai mai più nell'illusione, perché capirai che tutti gli esseri sono parti del Supremo, o in altre parole, mi appartengono. Questa è la verità assoluta. Quindi il maestro spirituale lo avvicini, gli fai delle domande, e dopodiché lui ti dà le istruzioni e ti fa capire che cosa. Che cos'è che ti fa capire il maestro spirituale? Cos'è che ci aiuta il maestro spirituale a dove ci porta? Non è che ci dice esattamente come ci dobbiamo comportare, può anche farlo, come ci comportiamo nella nostra relazione matrimoniale, nella relazione che abbiamo sul lavoro, può anche farlo, il maestro spirituale può farlo. Ma formalmente cosa deve fare il maestro spirituale? Dove ci deve portare? Da Krishna, a casa. E quindi ci deve far superare le difficoltà. Bene, andiamo avanti, se no non ce la facciamo. E quindi, come dice Srila Prabhupada, dobbiamo seguire un maestro, però sottolinea più volte che dobbiamo seguire un maestro autentico. Quanti maestri autentici avete incontrato nella vostra vita? Anche nell'ambito materiale. Quanti maestri avete incontrato autentici e quanti non autentici? Che avevano la maestria. Quanti insegnanti, io insegno yoga, quanti insegnanti di yoga anche ci sono autentici e non autentici? È importante essere autentici o no? Se leggete il libro di, e qui lo trovate, se leggete il libro di Radhanath Swami, Ritorno a casa, il suo primo libro, bellissimo, nella quale lui racconta il suo viaggio dall'America all'India per ritrovare casa, ma la casa non era l'India, non è l'India la casa di Radhanath Swami, non è che lui ha fatto il viaggio lì. Qual è la casa? Cosa è successo? Lui è arrivato in India, chi l'ha letto, ma chi non ha letto comunque ci può arrivare lo stesso. Lui è arrivato in India, Radhanath Swami, perché ha trovato casa? Chi ha trovato in India, Radhanath Swami? Chi? Chi? Srila Prabhupada ha trovato. Ovvio che poi ha trovato Krishna. Lui ha sempre cercato Krishna. Ma alla fine ha trovato casa quando ha trovato il suo maestro spirituale, Srila Prabhupada. E questa è la bellezza di questo. Poi ovvio che trovi il maestro spirituale, trovi anche Krishna. Perché comunque il maestro spirituale, dopo lo vedremo nelle altre spiegazioni che portiamo da questi testi, è Krishna stesso. Però lui è arrivato a casa. E quindi incontrare un maestro vero o non vero è dura. E se leggete questo libro, e vi invito a leggerlo, Radhanath Swami ha fatto fatica a trovare subito un maestro, ne ha cercati vari, ma cercati vari, non è andato lì, ha sentito una conferenza, adesso questo è il mio maestro, no, non mi piace, guarda un altro, questa, no, no, non mi piace, no, no, neanche tu. Ma lui stava in associazione, lui andava da questi guru che trovava, sparsi per l'Himalaya, per l'India così, e si associava, stava con loro. Meditava con loro, parlava con loro, scambiava con loro, proprio come abbiamo detto prima, non aveva letto la Bhagavad Gita da Radhanath Swami, ma aveva già il mood, quello di approcciare con sottomissione, fare domande, capire chi aveva di fronte. E c'è una bella storia, non tanto bella come fine sì, però per far capire quanto non è facile trovare un maestro autentico. Era Mathura, Radhanath Swami, quindi il luogo sacro. Mathura è il luogo dove è apparso Krishna, quindi vicino a Vrindavan, e incontrò un maestro spirituale che seguiva la tradizione Shivaita. E questo maestro spirituale gli dava tante accortezze, gli stava vicino, lo coccolava, gli parlava. E la sera, mentre bisognava andare a letto, gli ho detto, vieni pur qui, stai vicino a me, nel letto con me. No, vabbè, così mi facciamo vedere anche il lato hard,
E quindi cosa successe? Che Rottanaswami già aveva capito, ovviamente, non si è stupidi, già avevi capito un attimino. Però naturalmente era comunque una figura rispettata, un maestro, era in un luogo sacro, matura un luogo sacro, non è il pilastro, matura è un luogo sacro, no, ma giusto perché, lo dici, è un luogo sacro. Eppure c'era un maestro spirituale che tutti adoravano, questo lo adoravano tutti, e questo gli disse: vieni pure con me, mettiamoci qui. E mentre dormivano lui ha provato a toccarlo, la Dalai allora ha capito che questo è, e scappò via. Questo per far capire che anche dietro le sembianze di un vero guru bisogna stare attenti. E c'è una bella storia, oggi vi racconto un'altra storia, ascoltate la Dalai perché lui racconta sempre storie, così. C'è un'altra bella storia che proprio la trovate nel libro di Krishna. Chi ha letto il libro di Krishna? Bisogna che lo leggiamo tutti, eh. Allora, vi do due possibilità: o leggete tutti i 10 canti dello Srimad Bhagavatam, sono tanti, eh? O leggete due libri del libro di Krishna. Scegliete voi quale volete scegliere. E nel il primo demone che Krishna incontra, appena apparso, piccolino, appena nato, dentro la culla. È un demone il cui nome si chiama? Kamsa. No? Non è Putana, no. Putana. Il primo demone che Krishna incontra. Putana. 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 Sembra una parolaccia. Ovviamente. E Putana, com'era questa Putana? Era una, diciamo, gentil donna. Ma in realtà Putana era bellissima. Vi leggo quello che ho trovato. Putana era bellissima donna, fianchi alti, seno modellato, orecchini, fiori tra i capelli e una vita sottile. Già, è che non si innamora, è che non si avvicina. E quindi lei entrò indisturbata, perché? Perché a lei era una nutrice, si spacciava per una nutrice, ma sono venuta qui a dare il latte al piccolo Krishna. Mi hanno detto che è nato un bambino, che è tanto bello, io voglio fargli un servizio. Ovviamente Krishna non è che appariva nella forma di Dio, nel senso che era tutto nascosto, lei voleva dare il latte. Ovviamente quando viene una bella donna che si pone bene, educata, gentile, che vuole aiutare un bambino, chi è quella madre che dice no, vai, prego pure. E Putana quindi prese il bambino in braccio, il piccolino Krishna, lo mise al suo seno e Krishna cominciò a succhiare come fanno tutti i bambini appena nati. Soltanto che più succhiava, e più Putana perdeva la sua bellezza, più succhiava, lei perdeva la sua bellezza e veniva risucchiata completamente tutta dentro, fino a che poi prese la forma di demone, perché era un demone gigantesco, 19 km a lungo. La sua forma originale di questo demone era 19 km. Però si era camuffata così bene a tal punto di superare gli ostacoli. E c'erano cascati tutti. Perché la nutrice comunque è una delle sette madri che comunque abbiamo e quindi l'abbiamo fatta passare. Questo per farci capire, questa è una storia molto bella, nella quale ci racconta che bisogna stare attenti ai falsi guru. Putana rappresenta proprio il falso guru, colui che ti illude, parla bene, erudito, è simpatico, ti dà erudizione forte, però sotto sotto bisogna stare attenti. Per quello che Srila Prabhupada dice: seguite la catena disciplica, associatevi con devoti, seguite una tradizione. Infatti su questo l'ISKCON è molto forte, molto attenta, proprio per fare in modo e maniera che ci sia questa tradizione. Perché un falso guru è bestiale. Provate a pensare nell'ambito materiale un maestro non bravo. Cosa può combinare a livello materiale? Provate a pensare nell'ambito spirituale. Ci distrugge psicologicamente, fisicamente e spiritualmente. Quindi è importante seguire un maestro spirituale autentico. E a questo punto la domanda che sorge spontanea, come diceva Lubrano, dovreste dire: allora come faccio a riconoscere un maestro spirituale autentico? Come facciamo a riconoscere un maestro spirituale autentico? Vediamo un po'. Allora, le qualità del guru autentico le troviamo nell'Upadesa Amrita, nel verso 1,
Allora, il maestro autentico è una persona sobria, è già questo, è importante, no? È capace di tollerare l'impulso a parlare. Già questo. Chi di voi riesce a tollerare l'impulso a parlare? Il maestro spirituale ha queste caratteristiche. Quindi quando ci avviciniamo a un maestro, vediamo intanto questo. Se è capace a fare questo. Dobbiamo, queste sono le prove del 9, no? Vediamo un pochettino. La seconda è capace di tollerare le richieste della mente. Sono molto belle queste spiegazioni, perché io, in maniera proprio ignorante, avevo sempre pensato che il maestro spirituale non le avesse queste cose. Cioè il maestro spirituale è così elevato che è distaccato, ma proprio che non gli arrivano proprio. Invece con il tempo ho percepito, ovviamente ci sono vari livelli di maestri spirituali, ma che un maestro spirituale può anche avere questo, ma non è toccato. Gli arriva il pensiero, ma lo lascia passare. Non è disturbato dal pensiero della mente. Questa è una grande cosa. È capace di tollerare l'impeto della collera. Oh. Vi arrabbiate voi? Mi dispiace dopo che vi siete arrabbiati. Ecco, il maestro spirituale, l'impeto della collera, che però non significa che non si arrabbia. Srila Prabhupada si arrabbiava, il Dasa Prabhu può portare tante storie. Quando c'è da arrabbiarsi, il maestro spirituale si arrabbia. Però sa come arrabbiarsi, sa con chi arrabbiarsi, sa in quale modo arrabbiarsi. Luogo, tempo e circostanza. Non è che dice, no, ma il maestro spirituale, no, se no non si deve mai arrabbiare. No, si arrabbia se c'è la cosa giusta da fare. È capace di tollerare i desideri della lingua, dello stomaco e dei genitali. Sapete che c'è questo collegamento, no? Lingua, stomaco e genitali. Per avere controllare sotto, dovete controllare sopra. È inevitabile, se no non si riesce. E quindi conclude questo verso, molto bello, che dice, quindi possiede le qualità necessarie per fare discepoli in tutto il mondo. Quindi un maestro spirituale che ha queste caratteristiche può veramente fare discepoli in tutto il mondo. Dappertutto. Dappertutto. Volete che ve le ripeto? Sì. Tolleranza all'impulso a parlare. Tolleranza alle richieste della mente. Tolleranza all'impeto della collera. Ai desideri della lingua, dello stomaco e dei genitali. Possiede le qualità necessarie per fare discepoli in tutto il mondo. Ok, domande? Dubbi? Curiosità? Vado avanti? Ok. Allora, voglio portarvi alcune preghiere, ne ho portate alcune, nella quale si comprende l'importanza del guru, del maestro spirituale. La mattina, se andate in un tempio Vaishnava, un tempio Hare Krishna, la mattina ci si sveglia presto e alle 4:30 incomincia il programma del mattino. Il programma del mattino incomincia davanti alle divinità e si cantano delle preghiere. E ci avete mai pensato a chi sono indirizzate queste preghiere? Le prime preghiere della giornata, ovvio che chi non è mai andato non lo può sapere ovviamente. A chi sono indirizzate le preghiere della giornata? Che sono poi relative a dei canti, di Hare Krishna. Al guru. Ci avete mai pensato il perché? Io glielo chiedo, una volta l'avevo chiesto, mi sembra proprio tra i Dasa Prabhu questo. Dice, ma scusami, siamo in un tempio Hare Krishna, stiamo adorando Dio, e però la prima cosa che facciamo, preghiamo il guru. E non preghiamo Krishna. Perché noi ci svegliamo la mattina, ti lavi, ti fai la doccia, e vai al tempio e canti otto preghiere dedicate al guru. Questo perché il guru è importantissimo.
Perché il guru, e lo dice alcuni versi, me li porto, così riuscite. Allora, chi li conosce li può anche recitare con me, eh? Samsara davana la nidya loka tranaya karunya gana gana vatma rapatsya karana gunarna vasya vande guru shi charanarinda. Il maestro spirituale riceve le benedizioni dell'oceano della misericordia. Come una nuvola getta acqua sulla foresta in fiamme per estinguere il fuoco, così il maestro spirituale libera il mondo afflitto dal materialismo, estinguendo il fuoco bruciante dell'esistenza materiale. Bello, eh? Bello. Questa è la prima preghiera che facciamo. Quindi ci avviciniamo al maestro e lui ci inonda di acqua contro questo fuoco che viene. Secondo. Mahaprabhu Vitanitya Gita Vaditra Madhya Manasora Shena Romancha Kalpa Shudaranga Bajo Vande Guru Shri Charanarinda. Cantando il santo nome, danzando in estasi, suonando strumenti musicali, il maestro spirituale trae sempre gioia partecipando al movimento del Sankirtan di Chaitanya Mahaprabhu. Nella sua mente gusta i piaceri della pura devozione, perciò talvolta i suoi peli si rizzano, il suo corpo trema e torrenti di lacrime fluiscono dai suoi occhi. Bellissimo. Chividraha radana nityanara Shingarata mandya majanamu Yutaksabhata chananjatati Vande guru shri charanara vinda. Il maestro spirituale è impegnato costantemente ad adorare nel tempio Shishirade Krishna ed impegna anche i suoi discepoli in tale adorazione. Questi vestono le divinità con bellissimi vestiti e ornamenti e puliscono il loro tempio e svolgono altre numerose forme di adorazione. Chaturvida Shri Bhagavat Prashada Svadanatri Kamai Bhakta Sangha Tirtavatri Pibhajata Sadeva Vande Guru Shri Charanaravinda. Il maestro spirituale offre sempre a Krishna quattro varietà di cibi deliziosi. E il maestro spirituale è felice nel vedere che i devoti sono soddisfatti mangiando il Bhagavat Prasada. Quinta. Ciradika Madhyayurapara Madhurya Lilaguna Rupananna Pratiksanasvadarupasya Vandemuroshi Charanaravindam. Il maestro spirituale è sempre ansioso di cantare e ascoltare ciò che riguarda gli illimitati divertimenti conugali di Radhika Madhava, cioè di Radha Krishna, e le loro qualità, nomi e forme. Egli aspira a gustare quei divertimenti in ogni momento della sua vita. Nikunjayuno radike nisida yaya ibibyo tira pesaniya tata trigasya antivalabasya vande guru shri charanaravinda. Stiamo arrivando, eh? Il maestro spirituale è molto caro a Krishna perché è esperto, ecco questo è importante, perché è esperto nell'assistere alle gopi. Le gopi sono le associate di Krishna, quelle che tutti i giorni si svegliano e cercano di pensare come far divertire Krishna. E il maestro spirituale organizza tutto per loro, le quali nei differenti momenti della giornata organizzano piacevoli situazioni per rendere perfetti i giochi amorosi di Radha Krishna nei boschetti di Vrindavan. Gli ultimi due sono bellissimi, preparatevi. Sakshastari tvena samasta sastre Utaksata dharavate sabdi Kintu pravurya prigaya vatasya Vande guru shri charanaravinda. Pronti? Il maestro spirituale deve essere onorato quanto il Signore Supremo, perché nel servitore più intimo, cioè riconosciuto in tutte le scritture rivelate e accettato da tutte le autorità. Perciò offre il rispetto e mangia il piede rotto al maestro spirituale. Yasha prashada bhagavat prashado Yasha prashada magadeti kobi Dagastu vasta syaya yastri samya Vande guru shri charanaravinda. Per la misericordia del maestro spirituale noi riceviamo la benedizione di Krishna. Senza la sua grazia nessun avanzamento spirituale è possibile. Perciò devo sempre ricordarlo e pregarlo almeno tre volte al giorno, offrire i miei rispettosi omaggi ai piedi rotto del maestro spirituale. Già, è bello, eh? Shila Visvanatha Chakravarti Thakur Ki Jai. È meravigliose queste preghiere. Anche se non le conosciamo, vedete che bella la melodia. Cioè, quanto accogliente. Sono proprio parole d'amore. Sono proprio preghiere d'amore.
che ci fanno capire quanto è importante affidarsi a un maestro spirituale. Perché il maestro spirituale veramente, lui vede, lui è il darshan, come si dice, lui è in collegamento con Krishna e quindi ha questa grande forza. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito, eh? Shriman Bhagavatam 3, quindi canto terzo, settimo, vi ho detto che chi non ha voluto leggere i libri di Krishna dovrà leggere lo Shriman Bhagavatam, quindi terzo canto, settimo capitolo, 19° verso. Servendo i piedi del maestro spirituale si arriva a gustare l'estasi spirituale del servizio al Signore Supremo, l'immutabile nemico del demone Mavi. Il servizio reso al Signore fa scomparire ogni sofferenza materiale. Volevo trovare, vediamo dove l'ho messa, perché c'è una cosa molto carina, se la trovo, quando l'hai detto. Il signor Chaitanya, nel Madhya Lila, nella Chaitanya Charitamrita, dice: indipendentemente da ciò che si è, brahmana, quindi sacerdoti, sannyasi, quindi comunque sono maestri, monaci, shudra, la parte più bassa come noi, si diventa maestri spirituali se si conosce la scienza di Krishna. Questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa per tutti noi. Cioè tutti noi siamo comunque maestri. Krishna la Bhagavad Gita lo dice, dice che comunque noi dobbiamo essere da esempio nei confronti degli altri. Quindi non è che soltanto il maestro spirituale, beh, lui è lì, allora è l'esempio, noi possiamo... No, tutti noi siamo d'esempio per qualcuno. Il maestro spirituale per molte persone. Ma ricordatevi che voi, nel vostro piccolo, siete comunque, c'è qualcuno che vi prende d'esempio. E quindi dovete, certo, non riusciremo ad avere, a mantenere, come dice il verso di prima, collera, tolleranza, pensieri, però possiamo impegnarci a farlo. E concludo questa conferenza, vi lascio se avete domande, dubbi, una cosa molto interessante che ho trovato nello Shriman Bhagavatam, nella Uddhava Gita. Uddhava Gita è, Bhagavad Gita è il canto, vedete, perché noi cantiamo sempre, no? Canto del Beato. E Uddhava Gita è il canto nei confronti di Uddhava. Uddhava è un caro cugino di Krishna, che finita la Bhagavad Gita, scusate, finita la Bhagavad Gita, scusate, finita la guerra di Kurukshetra, e Krishna si associa con suo cugino, con Uddhava, e gli racconta le cose ancora più intime, ancora spiegazioni più avanzate ancora della Bhagavad Gita. E Uddhava dice, questo è importante, perché è importante questo che sto per dire di Uddhava, perché ci fa capire quanto sono importanti le parole della Bhagavad Gita, che è Krishna stesso, quanto sono importanti le parole del Mahamantra. Le parole di Krishna, ascoltate bene, perché leggendo queste, ascoltando queste, in realtà vi passa qualsiasi tipo di paura e sofferenza. Le parole di Krishna sono, lo dice Uddhava, sono così attraenti che possono immediatamente trasformare il cuore del suo nemico. Quindi diffondiamo la Bhagavad Gita, regaliamola, offriamola, diamola. Facciamo in modo che questa Bhagavad Gita arriva anche al nemico, e adesso in questo momento qui di nemici ce ne sono tanti. Facciamo in modo e maniera, ognuno come può. Uno ha 10 euro, bene, viene qui, prende 10 euro e la va a regalare, la porta alla Coop, la porta dentro un supermercato, la porta al poliambulatorio, la regala a un amico, la regala a papà. Tutti i giorni, se ci impegniamo a darle, questa Bhagavad Gita arriva a qualcheduno e può cambiare il cuore del nemico. Quindi queste persone, senza fare nomi che rovinano la situazione, dobbiamo essere compassionevoli, ma sappiamo anche che possiamo cambiarle. Come? Attraverso le parole di Krishna. Le sue parole possono di colpo risolvere tutte le questioni e i problemi dell'universo. Quindi se noi diffondiamo le parole di Krishna, possiamo cambiare tutti i problemi dell'universo, non della terra, dell'universo. Noi siamo, questi siamo, abbiamo una responsabilità anche noi, perché affinché siamo ignoranti, non sappiamo certe cose, allora, infatti lo dice Srila Prabhupada, sono due persone felici: chi ha saggezza e chi ha l'ignoranza.
Perché chi ha l'ignoranza non capisce, quindi vive nell'ottenibilità, nell'ottenebrato, scusate. Ma noi possiamo, che stiamo facendo quel percorso, fare in modo e in maniera che anche gli altri siano felici. Proseguiamo. Nonostante i suoi discorsi siano coincisi, ogni parola che esce dalla sua bocca, di Krishna, è ricca di significato. Le parole di Krishna sono molto dolci al mio cuore. Quindi impegniamoci a diffondere queste parole. Ognuno come può. Se abbiamo tanti soldi, prendiamo tante Bhagavad Gita e le distribuiamo. Se abbiamo pochi soldi, poche Bhagavad Gita le distribuiamo. Basta poco. Il mantra è uguale. Domani andiamo in centro, Piazza Maggiore, cantiamo il mantra di Krishna. Il mantra di Krishna non è differente da Krishna. E cosa fa? Risolve tutte le questioni e i problemi dell'universo. Quindi sta a noi. Quindi veramente questa doppietta, come dico io, canto del mantra di Krishna e lettura della Bhagavad Gita. Già questo risolve tutte le questioni. Quindi possiamo recitare per un po' velocemente Hare Krishna e poi, se avete domande, dubbi, sono a disposizione. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E un particolare poi vi lascio, che questa settimana qui ho avuto questa realizzazione, che sicuramente molti di voi la conoscono. All'interno di questo meraviglioso mantra, composto da 16 parole, troviamo 8 volte la stessa parola, che è? Hare. Che significa? Che significa? Hare, Radha, amore. Quindi, a furia di, se più cantate, più cantate, più cantate, diffondiamo amore. Al di fuori che un mantra spirituale ci colleghiamo a Dio, ma stiamo diffondendo. Quindi se veramente vogliamo amore, come si dice, no? Peace and love, amiamo tutti, bene, cantiamo il mantra e tutti riceveranno amore. E con questo vi ringrazio, Hare Krishna. Arrivederci. Se avete domande, dubbi, realizzazioni, questioni, siamo a vostra disposizione. Se no, proseguiamo con una cosa meravigliosa che è il canto del mantra. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo domani. Buonasera a tutti, ricordiamo che domani alle ore 15, alle 3 di pomeriggio, siete tutti invitati, invitate i vostri amici che canteremo diverso dall'altra volta, ma facciamo un giro perché non per quest'ora devi stare solo in posto alla Piazza Maggiore, ci incontreremo tutti là alle 3 e canteremo solo lì. E come lui, come Chaitanya ha spiegato, la cosa migliore che possiamo fare per le situazioni così dolorose di questo mondo di oggi. E a riguardo volevo fare anche un annuncio che ieri fra tutti i vari templi in tutta Italia abbiamo fatto un incontro online riguardo ai nostri amici e devoti in Ucraina, che Torson, diciamo, un caro carissimo amico, un maestro spirituale che adesso è in India, ma è in contatto, è sempre stato per anni e anni, anni in Ucraina, e piangeva per il dolore di vedere tutti stanno scappando, ha dovuto chiudere il tempio, che è un tempio più grande in Europa, a nascondere le divinità nella cantina e scappare per salvare la vita. E stavo facendo due cose. Uno abbiamo discusso ieri e era raccolto di fondi e che loro hanno assicurato 100% che c'è ancora, non si sa per quanto, c'è la possibilità di spedire. Noi abbiamo già spedito per il tempio e chiediamo a tutti di senso, perché potrebbe mancare anche uno o due giorni prima che si chiudi questa apertura. Così stiamo chiedendo a tutti chi vuole, chi può, ha la possibilità di fare un'offerta che sarà spedito
sicuro al 100% alla destinazione giusta per le persone che hanno bisogno. E abbiamo fatto un giro a tutti i vari templi in Italia e ognuno ha dato la sua disponibilità di ricevere i rifugiati, perché arriveranno anche i devoti di Krishna rifugiati dall'Ucraina nei prossimi, non si sa quanto, qualche giorno arriverà in Italia, e per esempio a Villa Vrindavan, a Pradesh, Vicenza, a Roma, a Bergamo, vicino a Milano. Tutti hanno offerto spazio per 30, 40, 50 persone di stare lì, perché avranno bisogno di molto cura, non solo fisico, ma anche si può immaginare di aver perso tutto, di scappare per salvare la vita, e magari ha perso la famiglia, perché tutti i maschi, la maggior parte saranno donne e bambini e qualche anziano, ma perché tutti gli uomini erano costretti di restare là. E è un appello per chi vuole, anche nelle case, ci sono anche arrangiamenti che stiamo informando a riguardo con il governo, che c'è anche sostegno, perché ovviamente deve essere mantenuti, sostenuti. E siete tutti invitati, se vuole avvicinare io a Kishiloka dopo il programma, chiedere come, un'offerta o offrire disponibilità. Sì, tanti, ma c'è molto bisogno, perché praticamente sono tanti. Se uno preferisce mandare i vestiti, anche Tulsi Prabhu, lui l'ha già fatto, ci sono anche le possibilità. Lui persone molto fidabile e che andrà a finire nel posto giusto. Noi possiamo dire che io sono stato due volte in Ucraina ai vari tempi. Sono stato una volta con mia moglie a questo tempio a Kiev. È stata una cosa così da piangere, perché i tempi che hanno costruito loro, ci sono, giusto per dare un'idea, ci sono 20.000 devoti di Krishna in Ucraina. Sono 25 templi, sono un popolo molto molto spirituale, molto molto ricettivo a questo messaggio. Fino agli anni 80, quando è cominciato a cambiare, perché l'Ucraina si è staccata dalla Russia, i devoti hanno ricevuto un pezzo di terra lì nella periferia di Ucraina, di Kiev, scusa, Kiev, hanno costruito questo tempio, e sono quasi 8 piani, mi ricordo 5 o 8 piani, e noi abbiamo il più grande tempio in tutta Europa di Krishna. Hanno costruito con loro mani, senza mattone per mattone, andavo fuori dove c'è la costruzione di altre cose, chiedeva ci regalo una di cemento, qualche mattone, e c'era una ragazza, una devota, che andava nella strada la sera, quando tornava, tutte le ruspe, come si chiamano, i gru, chiedeva, ci può fare, darci una mano? Sì, poi veniva con le gru, come era offerto, quando, gratuito, volontario. E così piano piano, in questi 20-30 anni, hanno costruito questo meraviglioso tempio dove fanno feste tutta la domenica, con 2-3 mila persone che vengono al tempio. E, cioè, era proprio un popolo molto generoso. Sono stato lì, se vai fuori nel quartiere, sono tanti, è abbastanza povero, se vai nei palazzi, sono più povero dall'India, come palazzi, come sono messi le palazzi. C'è un quartiere in centro che è un po' più opulente. Ma...
E queste due ore erano così, così sincere, ma adesso si trova nella situazione. Praticamente, come ho spiegato, dovuto, loro hanno una divinità grande così, di Radha Krishna, di marmo. Era impossibile portare via, l'hanno nascosta nella cantina sotto la sabbia e è preso divinità. Devo togliere? Sì, possibile.